il mio compito è quello, sì, di parlare di Lurasidone. Parlare di Lurasidone in un contesto di esordio psicotici. La domanda che ci poniamo è quale esordio psicotico e quanto è cambiato l'esordio psicotico rispetto a 10 anni fa. E se noi andiamo a vedere questo lavoro di Millan, vedete come il periodo premorboso, che il professor Vita ha parlato prima, è il prodromo, di pari passo e in pochissimo tempo porta poi alla trasformazione verso un esordio psicotico. Vediamo quale funziona dei due. Ok. E, però se andiamo a guardare il periodo premorboso, eccolo qua, vedete come già dalla nascita, e quindi un'infezione, un trauma materno, una depressione perinatale, quindi comincia a creare un processo infiammatorio che poi tende ad camminare in un primo momento in maniera silente, ma poi durante la prima fase scolastica, e tenendo conto della vulnerabilità genetica, tenendo conto dei traumi, tenendo conto dell'ambiente, si può trasformare da prodromo ad esordio psicotico vero e proprio. E vedete come l'isolamento sociale, l'uso di sostanze, lo stress, ma soprattutto il trauma, possono portare poi a esacerbare sempre di più questo esordio psicotico. E si era parlato, per tanti anni si è parlato poco di trauma. Il trauma era ad esclusivo predominio della neuropsichiatria infantile. E ultimamente noi psichiatri stiamo incominciando a parlare sempre più di trauma e stiamo cercando di capire qual è il trauma che maggiormente colpisce un giovane, un adolescente, e maggiormente può poi portare verso un'esacerbazione di un esordio psicotico. Vedete come il trauma emozionale e non soltanto la violenza fisica, vedete come questa violenza emozionale può scatenare sempre di più un esordio psicotico. E scatenare un esordio psicotico significa anche alterare la struttura del sistema limbico del cervello. Quindi vedete come l'ippocampo, l'amigdala e il nucleo accumbens sono fortemente interessati dal trauma. Che poi, se vedete bene, anche nell'uso di sostanze il sistema limbico è fortemente influenzato. Quindi vedete come trauma, sostanze ed esordio psicotico vanno a giocare o ad alterare la struttura del sistema limbico. E allora se cerchiamo di guardare l'aspetto della vulnerabilità in questo bellissimo lavoro di Gomez, vedete come il periodo prenatale, la predisposizione genetica, la vulnerabilità allo stress. Questa vulnerabilità allo stress può portare ad un aumento dello stress ossidativo e a livello dell'ippocampo, a livello del subiculum ventrale dell'ippocampo, la perdita della parvoalbumina e la perdita della colecistochinina porta ad attivare il subiculum ventrale, ma questo a sua volta porta a livello del sistema mesolimbico ad aumentare la potenza della dopamina. Vede come l'emergenza psicotica è benissimo raccontata in questa diapositiva da Gomez. E allora Fusarpoli incomincia sempre di più a dire che i fattori genetici interagiscono quindi con i fattori ambientali durante il periodo perinatale e prenatale, e nello sviluppo precoce contribuisce a cosa? Alla comparsa di uno stato di vulnerabilità. Andiamo dietro e lo vediamo. Ma questo stato di vulnerabilità può portare, a causa dello stress, ad innescare una sindrome psicotica attenuata. A sua volta vedete come il fattore ambientale interagisce creando e scatenando un episodio di franca psicosi, e che può essere una psicosi schizofrenica, una psicosi bipolare o una psicosi umorale. E allora il professor Vita parlava prima della sintomologia negativa. La sintomologia negativa, in questo studio molto bello uscito a febbraio di quest'anno, va a mostrare come una alterazione della PANS,
e precisamente un'altra zona, la sindrome amotivazionale della PANS, è direttamente proporzionale alla scala del funzionamento sociale e occupazionale del paziente, ma a sua volta questa è direttamente proporzionale alla cosiddetta scala della recovery e quindi del funzionamento sociale, che è direttamente proporzionale alla recovery. Quindi quanto più la sintomatologia negativa è abbondante, quindi quanto la PANS è ferma e elevata nella sintomatologia negativa, tanto più la cosiddetta recovery tende a faticare affinché questa possa arrivare. E allora in questo studio che noi stiamo portando avanti con il lurasidone, perché poi a me è stato chiesto di parlare di lurasidone, vedete come in questo studio noi stiamo a 6 mesi ancora e abbiamo voluto vedere alla PANS come, se ci fosse un miglioramento sia in tutti i sintomi generali che sulla sintomatologia positiva che sulla sintomatologia negativa, e vediamo come nella PANS la sintomatologia negativa incominciava a migliorare già ad un dosaggio di 37 mg, mentre la sintomatologia positiva ha bisogno di un dosaggio da 74 ai 148 mg. Quindi quando molte volte si sente dire il lurasidone funziona nella sintomatologia negativa, stiamo attenti, perché il lurasidone è un forte bloccante di due, e quindi il lurasidone nella sintomatologia negativa può funzionare a 37 mg perché, e poi lo vediamo, vi è una componente del 5-HT1, 5-HT2, quindi è antagonista forte dei recettori 5-HT, ma è anche un forte antagonista dei 2-2. Quindi ha un dosaggio più elevato, è un bloccante dei 2 e quindi agisce molto bene sulla sintomatologia positiva. E allora vedete come alla Calgary, ad esempio in questo studio, vedete come il miglioramento dell'urasidone nella depression scale è sì a 37 mg, ma può aumentare, aumenta sempre di più, a 1 a 74 mg. Altro aspetto molto importante è quello che dicevamo prima, guardate le affinità. Cioè, il lurasidone ha un'affinità dei D2 elevatissima, ma nello stesso tempo vedete come l'affinità per il 5-HT2, il 5-HT7 e il 5-HT1 è fortemente significativa. E l'aspetto però importante che va ad agire sulla sintomatologia negativa e sugli effetti avversi del paziente è la scarsa affinità per i recettori muscarinici e per i recettori istaminergici. E allora la domanda è: quale intervento nei giovani pazienti all'esordio psicotico? E questo bellissimo lavoro di Kirkbride, vedete come l'incidenza ormai dell'esordio è sempre verso l'età adolescenziale. Ma noi incominciamo a incidere e a prendere sempre più i ragazzi intorno ai 18 anni. Ma se noi non interveniamo immediatamente intorno ai 18 anni, noi abbiamo già perso quei 3-4 anni di intervento precoce. Quindi vedete come la DUP, cioè l'intervento prolungato, e quindi più prolunghiamo l'intervento e più la cosiddetta recovery tende a scemare. Altro aspetto molto importante è cosa fare nelle fasi di acuzie. Le linee guida dicono che le fasi di acuzie bisogna intervenire le prime 4-8 settimane. E se noi non interveniamo immediatamente e se noi non interveniamo con un farmaco antipsicotico che il paziente sopporta e che il paziente ne trae giovamento, la seconda ricaduta è sempre peggiore della prima ricaduta. E questo praticamente, clinicamente, noi lo vediamo tutti i giorni. E quindi vedete dove un farmaco che alla PANS mi dà un miglioramento già nelle prime 2 settimane, ma che poi migliora ancora di più in base al dosaggio del farmaco, e quindi con un miglioramento a 74 mg assolutamente buono, ma un miglioramento netto intorno ai 148 mg in pazienti con schizofrenia, con una riduzione degli effetti avversi, potrebbe essere un farmaco abbastanza significativo. Quando parliamo di effetti avversi parliamo di sedazione, e chi si occupa di esordi psicotici sa benissimo che un ragazzo tutto sopporta tranne la sedazione.
perché la sedazione va ad incidere sul funzionamento del paziente. Cioè, se noi costringiamo un ragazzo a non uscire più col motorino, a non uscire più con gli amici e ad essere preso in giro tutti i giorni, noi stiamo stigmatizzando il ragazzo. Ed è la cosa peggiore che noi vogliamo. E quindi noi abbiamo bisogno che il ragazzo abbia, con una terapia farmacologica, una buona qualità della vita. Perché la buona qualità della vita va ad agire sull'aderenza al trattamento. Già le aderenze al trattamento sono bassissime negli esordi psicotici. E quindi noi abbiamo bisogno di un farmaco che possa agire sì sui recettori D2, e se voi andate a vedere, il lurasidone agisce ha un'affinità molto più elevata rispetto all'olanzapina, rispetto alla quetiapina sui recettori D2, ma ci serve un farmaco che abbia una potenziale azione sui 5-HT, e vedete come il 5-HT1, il 5-HT2, il 5-HT7, e quindi l'aspetto della working memory, del problem solving, sono abbastanza importanti in questo determinato farmaco, ma ci serve ancora un'assenza totale di interazioni sugli alfa-adrenergici, sul muscarinici e sugli istaminergici. Questo è quello che può decretare il buon funzionamento di un farmaco e non il fallimento di un farmaco in pazienti giovani. Ma se noi andiamo a vedere un altro aspetto molto importante su cui i ragazzi ne tengono molto conto, è l'aumento di peso. Vedete come l'aumento di peso è bassissimo nell'urasidone rispetto ad altri farmaci, l'EPS, la prolattina, il QTC. Il QTC è buono soffermarsi un attimo, perché ricordiamoci che tantissimi ragazzi con esordio psicotico fanno uso di sostanze. E sappiamo che il rischio di infarto miocardico acuto in pazienti che dopo un'ora dall'assunzione di cannabis è 6 volte superiore ad una persona normale, quindi vedete come un farmaco che non mi agisce sul QTC, è un farmaco quindi che non stimola l'allungamento del QTC, potrebbe essere un farmaco interessante anche in pazienti giovani con uso di sostanze. E l'altro aspetto è la sedazione. Un giovane non vuole essere sedato, un giovane vuole uscire, vuole nascondere il più delle volte la sua patologia e vuole fondamentalmente confrontarsi con la società esterna. Confrontarsi significa anche confrontarsi con le sostanze. Un giovane nasce che conosce bene la tipologia di sostanze. La sostanza è un farmaco fondamentalmente non studiato da noi, ma è un farmaco pericoloso, ma è un farmaco che piace. E quindi se io devo togliere un farmaco per dargli un altro, non devo dare effetti collaterali in questi pazienti. E allora, se voi vedete, gli EPS presenti nell'urasidone sono fondamentalmente dosaggio dipendente. Vedete come un dosaggio di 111 mg ha un effetto maggiore sugli EPS, come ha un effetto maggiore sulla catesia. Ecco, il consiglio su questo è iniziare con un dosaggio basso, il 37 mg, e portarselo avanti anche per 2 settimane. Una volta che il 37 mg non dimostra effetti avversi sul paziente, andare a 74 e poi aumentare anche a 148. Quindi andare anche con una titolazione lenta, l'importante è non perdere la fiducia che ha il paziente su questo determinato farmaco. Altro aspetto molto importante è la mancanza di insight. Sorvita ha parlato dell'aspetto della qualità di vita, dell'aspetto della riabilitazione. Non si può fare riabilitazione se non c'è un insight. E l'insight cognitivo e l'insight metacognitivo vanno ad agire fondamentalmente su una mancata e su una alterazione di una corteccia prefrontale. E quindi se voi andate a vedere la pars orbitalis destra, che è coinvolta ampiamente la funzione della working memory e della decision making, vedete come in giovani ragazzi, anche con uso di sostanze, che hanno un'alterazione dell'ippocampo e dell'amigdala e della corteccia prefrontale, questo insight è decisamente basso. Quindi vedete come l'insight è dovuto a delle alterazioni dell'area di Brodmann, la 11, la 45, la 9, la 6, e questa alterazione dell'area di Brodmann portano sempre di più a ridurre l'aderenza alla terapia farmacologica, ma a ridurre anche un processo di riabilitazione e a ridurre anche il processo della cosiddetta recovery. E allora il lurasidone come può agire su questo aspetto della working memory e della decision making? Vedete come il lurasidone ha un'ottima funzione
nella working memory, già a dosaggi di 74 mg, ma anche un'ottima funzione sulla decision making e vedete sulla social cognition intorno ai 120 mg. Quindi un farmaco che va dai 37 mg ai 120 mg può avere un ruolo importante anche nell'insight cognitivo e nell'insight metacognitivo dei giovani pazienti con un esordio psicotico. Un altro aspetto molto importante è la dislipidemia. Tantissimi ragazzi possono avere problemi di dislipidemia e la dislipidemia, ripeto ancora, con l'uso di sostanze potrebbero avere un quadro patologico abbastanza significativo e quindi portare a delle morti improvvise in questi giovani pazienti con uso di sostanze. Allora, dei farmaci che hanno una bassa incidenza a livello del colesterolo, una bassa incidenza a livello dei trigliceridi, possono essere dei farmaci abbastanza importanti per questa tipologia di pazienti. Un altro aspetto è la riospedalizzazione e in questo studio vedete come vi è una ridotta riospedalizzazione, ma ancora di più la riospedalizzazione è unita fondamentalmente al saper risparmiare. Si parla tanto di risparmio, vedete quanto il lurasidone rispetto alla quetiapina ha ridotto per ordine di soldi e di costi diretti le riospedalizzazioni. E questo è un altro lavoro che noi stiamo portando avanti, l'aspetto della PSP, un aspetto importante, vedete come anche in questo caso la PSP dalle attività utili, ma dalle relazioni sociali, ma ancor di più i comportamenti aggressivi che noi vediamo sempre di più in giovani ragazzi con uso di sostanze, vedete come si riduce sempre di più e quindi vi è una riduzione dei comportamenti aggressivi in questa tipologia di pazienti. Allora lo switch è molto importante, riuscire a capire che tipo di switch e quando dare anche questo farmaco. Vedete, pazienti con EPS acuta, i farmaci suggeriti dalla Masli sono la aripiprazolo, l'olanzapina e la quetiapina, ma vedete come anche l'urasidone ha un'ottima funzionalità in pazienti con una PSP. Ma se noi andiamo avanti, l'iperprolattinemia, i farmaci sempre consigliati sono aripiprazolo, l'urasidone e quetiapina. Andando avanti, prolungamento del tratto QT, aripiprazolo, lurasidone, paliperidone. Andando avanti, aumento di peso, amisulpride, aripiprazolo, aloperidolo, lurasidone, ziprasidone. Quindi vedete come il lurasidone è fortemente posizionato in questi aspetti di effetti avversi, effetti collaterali, che i nostri ragazzi con uso di sostanze e con esordio psicotico possono e il più delle volte hanno nell'arco della loro vita. Per ultima e ultima diapositiva è lo switch. Noi abbiamo sempre difficoltà a fare gli switch, quindi quanto un farmaco deve resistere per poi mettere un altro. E questo è un bellissimo studio, vedete come lo switch dell'urasidone su farmaci e su pazienti che hanno aripiprazolo, il brexiprazolo ancora non c'è qua, la cariprazina tra un po' ci sarà, o il paliperidone, può essere anche uno switch immediato, quindi immissione dell'urasidone e anche nell'arco della settimana, quindi uno switch immediato con togliendo aripiprazolo o paliperidone, che sono i farmaci che qui abbiamo. Invece, se noi abbiamo un paziente con il risperidone e vogliamo switcharlo all'urasidone, vedete, questo potrebbe essere uno switch sempre in una settimana, però mettendo insieme i due farmaci e poi togliendo il risperidone e lasciando soltanto l'urasidone. La stessa cosa invece per due settimane in pazienti che hanno asenapina, olanzapina e quetiapina, vedete come possono camminare e devono camminare insieme per due settimane, per poi quindi ridurre gradualmente la dose della senapina, dell'olanzapina e della quetiapina e poi passare sempre di più ad un aumento graduale dell'urasidone fino a un dosaggio di 148 mg l'urasidone nell'arco delle due settimane. Per ultimo, lo switch peggiore, lo switch che ognuno di noi ha difficoltà a fare, quello con la clozapina. Vedete, anche in questo caso si può passare dall'urasidone alla clozapina, un pochettino facendo un po' di scongiuri, ma nell'arco di un mese, anche un mese e mezzo io direi. Questo è un aspetto su cui ridurre gradualmente la clozapina e aumentare gradualmente l'urasidone fino ad arrivare a un dosaggio massimo di l'urasidone a 148 mg.
Concludo dicendo cosa, siamo stati nei tempi, quindi sono abbastanza contento. L'intervento precoce è un intervento importantissimo perché comunque è un intervento tardivo. Cioè noi interveniamo ai 18 anni ed è un intervento tardivo, perché fondamentalmente i ragazzi sono intervenuti con l'uso di sostanze. La diagnosi è una diagnosi accurata, sono pienamente d'accordo nelle relazioni precedenti quando diciamo evitiamo di fare sempre ed esclusivamente diagnosi di disturbi di personalità. Facciamo una diagnosi di esordio psicotico, facciamo una diagnosi di disturbo bipolare o di schizofrenia, ma facciamola. Perché questo ci può portare a creare un farmaco adatto per il paziente e non ad andare dietro alle mode. Soltanto questo, e soltanto dando un farmaco adatto al paziente, noi possiamo creare ed avere la massima aderenza possibile del ragazzo con un esordio psicotico, e precisamente il ragazzo con esordio psicotico e uso di sostanze.